Prosegue il tour di Flash Giovani tra le librerie indipendenti di Bologna. Siamo in una libreria d'eccezione, alla Luce Verde. Se puoi iniziare raccontandoci un po' la tua storia, cioè come hai deciso di fare la libraia e se la scelta di Bologna come città ha influito nell'aprire proprio questo tipo di attività. Io sono una libraia del 1979, ho avuto 25 anni in una libreria a Venezia. Ho aperto La Luce Verde, che si rifà all'idea di cultura americana che avevamo noi negli anni 70, è La Luce Verde del Grande Gatsby. Sono venuta a Bologna perché? Perché avevo cari amici quali Palandri, Piertondelli e tutte le persone dell'ultima meravigliosa stagione del movimento studentesco e la ricordavo così. Immagino che aprire una libreria indipendente di questi tempi non sia stato semplice, quindi se puoi raccontarci un po' quali sono state le tappe salienti e anche le difficoltà che hai incontrato proprio nell'aprirla, dato che è una libreria anche nata da poco. Le difficoltà salienti sono sempre per lo più quelle economiche, ben inteso. E il grosso problema adesso è quello di una veneziana di essere accettata, sembra strano, non tanto dai giovani quanto dai meno giovani, essere accettata come libreria. È più il libraio che sceglie il libro o il libro che sceglie il libraio? Io ho scelto libro per libro quando c'è stato da fare la scelta dell'impianto e attraverso dei format, attraverso il computer, ho dedicato molte ore alla scelta dell'impianto di base di questi libri. Essendo io una modestissima saggista letteraria di area umanistica e un'insegnante privata, ho dato il mio taglio, nel senso vendo quello che so. Potrebbe raccontarci, non so, qualche aneddoto particolare legato proprio ai clienti, se già si è fatta un seguito di clienti affezionati, i pro e i contro di alcuni di loro? I pro sono tutti molto contenti, trovano la libreria accogliente, rilassante, probabilmente è il verde, e una libraia abbastanza preparata e vogliosa anche di intessere dei rapporti che possono essere di avviamento alla lettura ma anche di scambio. Gli unici che mi fanno sorridere sono quelli che guardano, mettono la testa dentro e fanno questa assurda domanda: cos'è? E qualche consiglio a un giovane che vorrebbe magari aprire una libreria oppure approcciarsi al mondo editoriale in generale? Bisognerebbe che noi tutti librai meno giovani e un pochino più esperti ci consorziassimo, come lo fummo in altri anni, per chiedere alle autorità delle facilitazioni, ecco, per quanto riguarda gli affitti, per quanto riguarda l'acquisizione del monte merci di libri, sostanzialmente questo. Un'ultima cosa alla quale io tengo molto e che dico molto ai miei clienti, che mi dicono: ma non abbiamo tempo di leggere. Allora io consiglio di vedere il libro come il libro venga con te e ti suggerisca lui qual è il tempo da dedicargli. Metterlo in un borsello, in una borsa, in un contenitore, girando la città e fare occupare al libro tutti quei tempi, chiamiamoli morti, che sono le code alle poste, le code all'ufficio delle entrate, all'attesa dell'autobus, sull'autobus. E poi si leggono i libri e finiscono. E alla fine dell'anno si scopre di aver letto in quei tempi veramente un numero di libri che non si sarebbe detto.